ci stiamo organizzando per la campagna, che sarà una campagna particolarmente lunga. Ricordo che il referendum si terrà nel mese di ottobre, ancora la data non è stata identificata, ma nelle prossime settimane, presumo entro metà maggio, dovremmo definire la data. E giovedì 19 incontreremo tutti quelli che noi chiamiamo gli acquaioli, che sono interessati a costituire un comitato locale e ad attivarsi su iniziative appunto informative, in modo tale che si raggiunga il più alto numero possibile di persone. A fianco a questa iniziativa abbiamo già comunque messo in campo tutta una serie di altre come dire, soluzioni, dal Venerdì dell'Acqua, che sono questi appuntamenti legati al tema dell'acqua. Il primo è stato esattamente 15 giorni fa, in cui abbiamo avuto ospite padre Alex Zanotelli, e il prossimo Venerdì dell'Acqua sarà quello dell'11 maggio, in cui presenteremo il libro, vi sarà un autore del libro Water Grabbing, appunto sul furto dell'acqua a livello mondiale per quanto riguarda appunto lo sfruttamento di questa risorsa. Noi confidiamo che la risposta dei cittadini sia molto alta. Il problema principale è quello di riuscire a informarli in modo corretto, utilizzando quelli che sono tutti i mezzi di informazione possibili. In gioco è una partita importante, perché noi vogliamo fermare quella che è la definitiva privatizzazione delle risorse idriche in provincia di Brescia. La provincia di Brescia ha deciso di come dire, affidare ad un soggetto che in un primo momento è totalmente a controllo pubblico la gestione del servizio idrico integrato dell'intera provincia di Brescia, ma che entro il 31 dicembre 2018 dovrebbe mettere a gara il 49% della società, identificando appunto un soggetto privato che di fatto diverrebbe il socio di maggioranza relativa e che potrebbe gestire in una situazione di monopolio puro il servizio idrico integrato fino al 2045. Ecco, noi vogliamo appunto fermare questa gara per fare in modo che perlomeno questa società, che ricordiamo è la società di gestione dell'Acque Brescia, lei è di fatto comunque già in forma privatistica, essendo un ente di diritto privato, una società di capitali, e nel lungo periodo, se ovviamente anche la normativa ci aiuterà, trasformare questa società in un ente di diritto pubblico, come è già per esempio ABC Acqua di Napoli. La società che prima era una società di capitali, Arien SPA, adesso si è trasformata in un ente di diritto pubblico. Invitiamo pertanto tutti coloro i quali sono intenzionati a partecipare e a attivarsi sul referendum per l'acqua pubblica, di partecipare a questo evento, che sarà presso l'oratorio di Santa Maria in Silva, in via Sardegna, a Brescia, alle 20:45, giovedì 19 aprile.